Grazie Presidente. Allora, oggi portiamo la seconda mozione di indirizzo, questa volta per dare un indirizzo più preciso rispetto alla mozione che abbiamo portato a luglio scorso relativamente al programma urbanistico di Vigna Murata che prevedeva, spero, la realizzazione di una sorta di autostrada del tutto inutile a quattro corsie all'interno di un parco pubblico. Come sapete, rispetto a quella mozione fu dato indirizzo per verificare da parte dell'assessorato le ipotesi di viabilità alternativa, sono stati fatti degli incontri di commissione, credo anche una commissione di trasparenza a riguardo, dove sono stati presentati alla cittadinanza quattro ipotesi. Due di queste, come sapete, rispetto anche a quanto riportato dalle stesse slide presentate dall'assessorato, rappresentavano comunque da parte dell'amministrazione dei rischi rispetto a quello che comunque è un diritto acquisito da parte del, in questo caso, concessionario, già convenzionato. Mentre altre due comunque non risolvevano il problema, nel senso che comunque realizzavano in ogni caso questa strada all'interno del parco. Abbiamo fatto ulteriori disamini e oggi siamo in grado di poter indirizzare con una mozione per dare quanto più possibile velocità a quella che deve essere comunque un'attività da parte dell'amministrazione su indirizzo dell'assessorato per poter convenire insieme al concessionario una rimodulazione del programma urbanistico che vada in qualche modo a evitare questo collegamento viario che ricordo è stato indirizzato da questa Aula nel 2012. Nonostante c'era già comunque un parere negativo da parte del Ministero dei Beni Culturali rispetto al collegamento, scusate, che questa sorta di autostrada a quattro corsie rappresentava all'interno del PRG, un collegamento che andava dalla Laurentina addirittura fino all'Appia, passando sotto il parco dell'Appia antica. Ecco, noi oggi con questa mozione non solo andiamo a dare un mandato per cui l'amministrazione dovrà valutare oltre allo stralcio di questo ramo di viabilità che va da via di Vigna Murata a via del Tintoretto per preservare quanto più possibile il parco, valutare comunque una viabilità di connessione con la rete viaria esistente, secondo chiaramente le ipotesi che gli uffici riterranno meno di impatto per l'amministrazione, andiamo a stralciare questo sottopasso sotto appunto il parco dell'Appia antica. Perché ovviamente è un'opera che non serve veramente a nessuno. Come sapete, questa amministrazione ha dato fin dalle sue linee programmatiche indirizzo per perseguire un altro tipo di mobilità, investire i finanziamenti pubblici per la tanto agognata mobilità su ferro. Ed è per questo motivo che, come sapete, abbiamo già presentato una delibera di indirizzo per riattivare l'iter procedurale relativamente alla metro D all'interno di questo ulteriore indirizzo. Oggi con questa mozione andiamo a dare un ulteriore mandato che è quello di prolungare questa linea nel progetto che verrà realizzato fino a comprendere i quartieri che nel frattempo sono sorti nel quadrante che comprende sia l'ottavo che il nono municipio. Parliamo comunque di quartieri compresi non solo a ridosso della via di Vigna Murata, ma addirittura che arrivano fino a via Ardeatina, confinanti con via Grotta Perfetta, a beneficio anche degli abitanti del quadrante della Cecchignola. Quindi il prolungamento della linea D dovrà andare a soddisfare questa esigenza, quindi non attestarsi come è fino a oggi previsto a Piazza dell'Agricoltura all'Euro. Quindi rispetto a questo indirizzo, senza alcuna polemica rispetto a quanto fatto nel passato, ma vorremmo chiarire che comunque questo indirizzo che riusciamo a dare oggi è legato alla possibilità appunto di poter stralciare un grande asse viario. Altrimenti diventa molto impossibile per un'amministrazione andare a ridefinire non tanto quello che è già stato firmato dai sindaci e dai presidenti di regione precedenti in un accordo di programma, dove, come sapete, la procedura amministrativa, l'indirizzo politico conclude il suo iter dopo la delibera indirizzo sempre dell'Aula che viene dato anni prima e le conferenze dei servizi che vengono attuate per poter legittimare e autorizzare un progetto, non solo questo, ma anche un progetto, stiamo parlando, che è già convenzionato, convenzionato rispetto a quello che è il perimetro amministrativo da parte degli uffici che hanno l'indirizzo ovviamente da attuare rispetto a quello che decide l'Aula. Ecco, oggi noi possiamo in questo caso andare a ridefinire quello che è il
il contenuto di questo programma urbanistico, perché oltre, come ho anche dichiarato in commissione, a mettere in discussione il vero interesse pubblico rispetto a questo programma urbanistico e quindi andare a tutelare quanto più possibile l'area verde, l'area parco presente in questa collina dell'Ottavo Colle. Consigliere, le chiedo di avviare. Sto finendo. C'è anche la necessità ovviamente di andare a ridefinire completamente la viabilità dell'intero quadrante, una viabilità, ripeto, come quella assurda di addirittura un sottopasso sotto a tutto il parco dell'Appia Antica, che oltre a costare non si sa quanti milioni, no, nelle previsioni delle amministrazioni precedenti, avrebbe comportato ovviamente un danno ambientale incredibile. Quindi spero che la discussione che si apra sia, come dire, raccolga consenso unanime. Sappiamo che le opposizioni hanno presentato una delibera di indirizzo che ovviamente avrà dei tempi più lunghi da parte degli uffici per ottenere i pareri. Siamo convinti che anche tramite quest'altro strumento riusciremo a dare maggiore forza alla determinazione dell'Aula. Per oggi è importante comunque dare un segnale chiaro tramite una mozione, perché è l'atto appunto più immediato. Grazie.